grandi strade piene, vecchi alberghi dimenticati. Ho conosciuto una malattia come la SLA, non personalmente, voglio dire su di me, ma su un mio migliore amico che è un oncologo, è stato presidente di AISLA, eccetera, che si chiama Mario Melazzini. Lui mi ha dato l'idea di 10 anni fa di fare un album. Ho detto: perché non fai per la ricerca un album tu e i tuoi colleghi, eccetera. Ho seguito il suo consiglio e è stato molto bello, perché è un album che si chiamava Ma quando dici amore, con grandi nomi anche lì, da Baglioni a Dalla a Jovanotti, ancora che era lì, a Loredana, eccetera, a Elisa. E dentro quel disco c'era questa traccia ROM, dove si poteva vedere un video con Renato Zero, Mario Melazzini ed io, che parlavamo insomma di questa malattia, e poi un darsi un appuntamento fra 10 anni. Per cui eccoci qua, insomma, aver fatto questo disco insieme a delle persone fantastiche che non ringrazierò mai abbastanza, con tutti questi nomi meravigliosi, il loro dire sì, gioioso, la voglia di esserci, di stare in studio, di parlare, di confrontarsi, insomma è stato quasi un miracolo, diciamo, un miracolo d'amore lo chiamerei davvero. E per cui è uscito questo disco e tutti quanti siamo molto impegnati perché possa portare più denaro possibile per la ricerca. Citarne qualcuno mi sembra anche non giusto nei confronti degli altri, però insomma ne cito uno grandissimo, non so, che può essere Jovanotti, e ne cito uno che sta cominciando invece la sua carriera e l'ha cominciata alla grande, che è Lorenzo Fragola, per esempio. Ecco, per cui mi è piaciuto anche spaziare tra mondi diversi e anche di anni proprio che hanno, insomma, per cui un largo spettro per poter riuscire ad arrivare a tutto il pubblico, ecco, non solamente a un pubblico grande, ma anche quello dei giovani, che non si lasciano perdere sicuramente una canzone cantata dal loro Beniamino, anche se su un disco non suo, insomma. I brani sono stati scelti da loro, sì, i brani li ho lasciato veramente la libertà assoluta, ed era il minimo che potessi fare, e già il fatto che cantassero canzoni mie per me era un regalo enorme, però ecco, ognuno è venuto con una canzone alla quale era legato, ecco, per cui sono venuti tutti con una grande forza d'animo dentro ad affrontare, ecco, questa nuova versione di queste canzoni. Tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. È buio anche tra i fari, tra i ragazzi come te. Lucio è sempre stato amico di Aisla, nel senso che era nell'altro disco di 10 anni fa, e ha partecipato a tantissime manifestazioni pro Aisla, per combattere la SLA. Pino è stata una persona particolare, veramente una persona con un cuore enorme sul palco e anche fuori, per cui quando ho fatto questa tournée con lui, Fiorella e De Gregori, ecco, ho potuto conoscere la persona anche, per cui era giusto dedicare a loro uno spazio che è il minimo che si meritino, insomma, ricordarli proprio, ecco, proprio mentre canto. Tu canti, smetti e canti, sai che non ti fermerai. Caffè alla mattina, puoi fumarti il pomeriggio. Si parlerà del tempo, se c'è pioggia non suonerai. Aquilone una canzone di speranza, una canzone che nonostante tutti i problemi, voglio dire, che abbiamo e che abbiamo tutti i giorni, gli amori che non resistono e tante altre cose, uno decide di cominciare a volare, ecco, perché ricominciare veramente a volte vuol dire davvero volare, perché uno non sa che cosa succede quando si butta. E per cui questo è un po' il senso. E invece Ascoltami credo che si possa fare del male alle persone anche con una frase,
con una parola. E purtroppo sono le persone più amate alle quali arriva una volta questa brutta cosa. Però ecco, io credo nel perdono, insomma, in amore, non bisogna cercare di perdonare un po' di più, e da parte di chi forse si sente più colpevole, insomma, riuscirà anche a cambiare. E quante interurbane per dire come stai, raccontare dei successi e dei fischi, non parlarne mai. E se ti fermi convinto che ti si può ricordare, hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. Ma è stato facile perché ognuno è venuto in studio, per cui ognuno l'ha cantata tutta intera. Poi ognuno di loro mi ha detto: io preferirei cantare quelle due righe lì, perché purtroppo si trattava di righe, perché 24 persone cantano un testo, una canzone intera. E così è stato, per cui ho accontentato tutti, e credo che sia il mix sia stato davvero bello, toccante, anche da vedere con le immagini, molto bello. Ma non ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Hai davanti una canzone nuova, una città per cantare. Una città per cantare. Una città per cantare. Sono felice, non soddisfatto, felice. Una città per cantare.